uscita dai box se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa.
Oggi le Frecce d'Argento conquistano un'altra vittoria fantastica. Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? Credo che oggi le condizioni della pista, per esempio il vento e la temperatura dell'asfalto, fossero decisamente adatte a quella monoposto. Se pensiamo che sono auto che rendono al meglio quando le gomme raggiungono la temperatura giusta, è facile intuire che una gara andrà bene se ci sono le condizioni adatte. E oggi è andata esattamente così. Quell'auto sembrava perfettamente a proprio agio. Ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Sono stati fantastici, come sempre, ed è una vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa la vittoria. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato, che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Per me oggi il migliore è stato il pilota della Red Bull. Ha spinto tantissimo e ci ha regalato una prestazione fenomenale. È stato un piacere guardarlo. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Oggi la scuderia McLaren ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara.